Don Momo Piromelli, il re della piana di Gioia Tauro, il super padrino. Come si spiegano questi titoli? Non l'ho mai concepito io questi titoli, non l'ho mai avuto e non mi sento di essere ciò che dico. Buongiorno. Klaus Davide, lei abita qua? Sì. Cercavo Antonio Piromalli. Piromalli Antonio. Se lo conosce? Io lo conosco. Sì. Antonio, ma è lei? Sono Klaus Davide, giornalista. Volevo fare un paio di domande. Perché? Sono un paio... Un secondo, lei non è Piromalli? Solo un minuto. Siamo davanti a casa di Gioacchino Piromalli, ritenuto uno dei capi della famiglia. Ecco qua, sì, c'è Gioacchino. Chi è? Oh, signora Klaus Davi, buongiorno, cercavo l'avvocato. Ma è fuori per lavoro. E quando torna? Tra poco una settimana. Ah, non lo... posso avere un numero, lasciarle il mio? Si può lasciare il suo? Sì. Sì, con chi, prego, con chi parlo? Ah, signora, Klaus Davi, giornalista. Grazie. Può aprire, non faccio niente. No, è che abbiamo i cani di rotolo. Ah, che cani avete, che cani? Abbiamo dei cani liberi e quindi un maremmano e un altro cane. Ah, ma non è che aggredisci i giornalisti, no? No, assolutamente. Ah, mi raccomando, io amo i cani, quindi... E un attimino, prego. Ma lui può adesso è libero, può espatriare o è, non ha vincoli con la legge? Ok. Avanti, posso? Prego. Klaus Davi, giornalista. Salve. E lui è il collega all'operatore. Sì. Posso? Klaus. No. Tu sei minorenne. Sono Klaus Davi, cercavo il signor Girolamo, sono Klaus Davi, giornalista. Sì. Che mi serviva? Niente, gli devo fare una breve intervista, quando posso trovarlo? Di che si tratta? No, un'intervista a lui, se ha 5 minuti. Però non è in casa. Posso? Non c'è in casa, stasera sicuramente. Stasera torna? Sì. Vuole che lasci il mio numero? Ma di cosa si tratta? Ma è un'intervista su per lui, poi se mi chiama gli spiego, se mi fa una telefonata poi ci vediamo. Sicuramente per oggi penso di... Vabbè, noi siamo in città. Grazie, signora molto cortese, grazie. Che ci possiamo conoscere, però è per problemi di mia vita personale, non credo che sia una cosa accessibile perché non... Con tutto rispetto, non è che sono un personaggio di pubblicità e posso fare il secondo. No, però... No. Scusi, inutile che parliamo al telefono, secondo me, di questa cosa qui. Se lei ha occasione di dedicarmi 10 minuti, ci beviamo un caffè, tanto credo di essere persona civile come lei. E poi vediamo se troviamo un punto in comune, intanto ci conosciamo. Non so, Ma tu sei una settimana, Sì, io sono tutte le settimane.